Mister Bacci oggi esordio in panchina, 1-0 che poteva, insomma, con un po' di fortuna poteva essere una vittoria. Eravate in emergenza per le squalifiche, qualche infortunio, insomma, però la squadra ha dato tutto. Sì, io sono molto contento del comportamento della squadra, è la prima volta che li vedo giocare e dico a voi quello che ho detto ai ragazzi negli spogliatoi finita la partita. È stata una buona partita perché hanno giocato con una determinazione incredibile, regalando pochissimo la squadra avversaria, e penso che ci sia mancato solamente il gol, perché hanno giocato bene e hanno dato tutto quello che avevano dentro. Per cui questo deve essere solamente l'inizio di una lunga cavalcata, e se il buongiorno si vede dal mattino sono molto contento del comportamento della squadra. Avete fatto un ottimo primo tempo, all'inizio della ripresa sono usciti un po' loro, poi avete chiuso in avanti nel finale. È giusto, sì, è giusto, abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo tempo ci siamo abbassati un attimino e poi dopo siamo venuti fuori, ma non potevo chiedere i miracoli a questa squadra. Come ripeto, sono molto contento del comportamento di tutti quanti e, come ho detto prima, mi auguro solo che sia l'inizio, perché se questa squadra è quella che io ho visto c'è solo da far bene in futuro, perché poi bisogna partire dal presupposto che mancavano dei giocatori, però per il sottoscritto i giocatori che ho a disposizione la domenica sono sempre più forti e me lo hanno dimostrato oggi. Per cui i ragazzi che adesso dovranno rientrare dovranno dimostrare di essere meglio di quelli che hanno giocato oggi. Domenica andate a Palestrina, una gara non semplice, in questo campionato non ce ne sono comunque. Giusto, ogni partita fa storia a sé, oggi noi abbiamo giocato con una squadra che mi sembra sia terza in classifica, almeno prima della partita era terza in classifica, una buona squadra, domenica andiamo a giocare a Roma contro quest'altra squadra qui. Spero di fare un'ottima settimana, come sono stati questi due giorni, per preparare bene la partita e per dare il filo da torcere al Palestrina, cercando, se possibile, di andare a vincere.